Buonasera. Senti, Buonasera. siamo qui a Villa Zaccanti a Quarrata, il quartier generale di Valerio Ricevimenti, e fra un pochino si va anche a tavola. Sì. Una tradizione nella ristorazione in Toscana, 20 anni di ricevimenti, di cerimonie, di inaugurazioni. Eh sì, insomma, 20 anni, insomma, di un bel lavoro, un lavoro che, insomma, fin dall'inizio mi ha preso e mi appassiona, quindi, insomma, credo che sia stato questo l'elemento importante per arrivare a 20 anni di attività, insomma. E comunque, vogliamo andare ancora avanti, non è che ci vogliamo fermare. Senti, fate tanti eventi, dal piccolo battesimo al grosso matrimonio, piuttosto che il grosso evento. Sì. È una soddisfazione mettere a tavola tante persone? Sì, mettere a tavola tante persone è un'emozione perché specialmente nel nostro lavoro dove dobbiamo comunque organizzare tutto, diciamo la location è vuota e noi dobbiamo organizzare tutto, dalla sala alla cucina, a quelle che sono poi la parte anche operativa, diciamo, dell'evento. Quindi, insomma, è una soddisfazione ed un'emozione quando poi le persone si mettono a sedere e, insomma, e si sente anche i commenti positivi, insomma, ecco. Senti, la Toscana è ricca sia di prodotti che di tradizione culinaria. Voi in queste manifestazioni, in questi menù, utilizzate prevalentemente ricette toscane, piatti toscani o Sì, vi date no, all'internazionale? siamo molto attenti a quello che è, diciamo, la cucina toscana perché ci offre molto anche come cucina e più che altro come prodotto, quindi siamo molto attenti a questo, anche se poi tante cose vengano in qualche modo presentate o pensate anche, diciamo, in maniera un pochino diversa, una chiama un pochino più moderna, però il nostro sistema, la nostra filosofia è quella comunque di gestire e creare un menù adeguato e adatto al cliente. Questo è il nostro modo di lavorare, insomma, ecco. Ecco, voi fate catering a grosso livello, quindi in pratica fate un servizio dal cliente chiave in mano, però avete anche una vostra struttura dove siamo ora, Villa Zaccanti, dove fate anche cerimonie e manifestazioni. Certo, Villa Zaccanti è la struttura, diciamo, dove siamo nati, si può dire, nel 93 e qui, diciamo, fino al 93 era una villa abitata. Dopo con la proprietà abbiamo deciso di fare questa prova e questa prova è durata 20 anni e quindi è la nostra sede, ma è anche una location dove facciamo matrimoni, perché d'estate, insomma, la parte esterna è molto adatta, molto bella, un bel prato e poi c'è una veranda trasparente a vetri che, insomma, sembra di essere a cielo aperto anche se siamo all'interno di una struttura. Ecco, i matrimoni, le cerimonie si programmano molto tempo prima. Noi siamo ormai a marzo dell'anno. Avete ancora qualche posto in agenda per qualche matrimonio? Vi possono chiamare? Sì, anche perché, diciamo, se si parla di Villa Zaccanti le date sono un pochino più chiuse perché comunque i matrimoni purtroppo, dico purtroppo perché, insomma, sono di sabato e massimo di domenica, pochi organizzano il matrimonio infrasettimanale, quindi per Villa Zaccanti sono un pochino più chiuse, però poi noi col catering, potendo, diciamo, andare a organizzare in altre location, in altre ville, abbiamo sicuramente delle date in cui possiamo comunque prendere ancora degli eventi, insomma. Perfetto, allora come si dice, via le telefonate, qualche posto c'è. Ciao Valerio, noi andiamo a tavola. Grazie, grazie.